Allora, ciao a tutti amici di scuola.net, oggi abbiamo un ospite veramente speciale, abbiamo con noi Walter De Lost. Ciao Sta bene? ragazzi. Ciao, ciao Walter, grazie di essere qui con noi. Stanno andando benissimo, sto vedendo, vi vedo ovunque, siete molto apprezzati. No, stanno andando molto bene, siamo molto contenti. Beh, ma sì, ma si vede che insomma avete qualità, siete bravi e comunque la musica che fate è buona, è buona. Cioè, personalmente io canto pure io, non come voi, però ho un gruppo pure io e insomma mi piacete parecchio. Parliamo un po' di questo nuovo album d'esordio, The Lost XD, che poi sarebbe la classica faccetta che si fa su MSN, questi programmi di instant messaging, no? Come è venuto in mente questo titolo dell'album? Guarda, noi abbiamo conosciuto la rete circa un anno e mezzo fa tramite MySpace e da lì abbiamo cominciato a farci conoscere sempre di più e far ascoltare la nostra musica. Quindi abbiamo voluto un po' omaggiare tutto questo tramite questo XD, che è un'icona semplice e sorridente. Infatti, come dicevi, lo Esatto, smile. faccina, un po' non smile. No, vabbè, molto, molto carina questa cosa. Poi sappiamo insomma che voi avete questo sito MySpace slash Lost Rock e lost-rock.com, che sono i vostri due siti. Chiaramente voi siete nati tramite nel social network MySpace e vi hanno scoperto lì, quindi è stato un bel trampolino di lancio questa possibilità, questa vetrina che offre giovani artisti emergenti MySpace, giusto, Walter? Sì, come hai detto te, è una grandissima vetrina che permette alle band emergenti di far conoscere la propria musica anche al di fuori della propria città. Una volta, per far conoscere la tua musica dovevi andare ai concerti con il CD e cercare di farlo arrivare in mano Le a classiche demo, no? Le classiche le demo. classiche band. Mentre ora è un po' più facile, diciamo, farla ascoltare. Noi abbiamo avuto, grazie al MySpace, i primi concerti fuori dal nostro paese, della nostra città e come hai detto te, anche la casa discografica che ci ha conosciuto tramite il nostro sito. Allora, il 18 gennaio 2008 poi è iniziato questo XD Tour Live 2.0, che punta proprio, come ricorda, il 2.0, dal web 2.0 sull'interattività, giusto? Quindi voi proponete ai vostri fan la possibilità di essere protagonisti in prima persona dei vostri concerti tramite un accesso ai backstage che dà luogo alla creazione di un report poi di quello che è stato dell'evento e concerto, e quindi rendere proprio partecipi i vostri fan in prima persona, giusto? Sì, infatti, come hai detto te c'è questa iniziativa del Report che una ragazza tramite il nostro MySpace, il nostro forum ufficiale, verrà scelto, potrà vedere com'è la band dietro il palco, quindi potrà seguire durante tutta la fase di attesa, la fase del dopo concerto, insomma una cosa secondo me molto carina. Poi ci sono altre iniziative per promuovere questa interattività, come i golden tickets, che sono dei biglietti d'oro che vengono sistemati all'interno del merchandising. E chi compra ad esempio una maglietta può trovare questo biglietto d'oro e venire con noi nel backstage a fine serata. Mazza, che clamorosa questa, cioè proprio, cioè, in tutti i modi potete andare al concerto dell'host, veramente avete parecchie bellissime idee, come quella di mettere a disposizione all'interno dei MySpace anche l'host channel e l'host podcast, no? Dove è possibile scaricare gratuitamente materiale proprio vostro, esclusivo della band, video, backstage, interviste esclusive, giusto? Sì, anche lì è per far vedere, proprio per questo discorso di interattività. Noi abbiamo aperto questo podcast per far vedere tutto quello che accade nelle nostre giornate, quindi anche si possono trovare i video del backstage, dei nostri video che abbiamo girato ad Amsterdam, che abbiamo girato con l'ultimo video di oggi, quando siamo andati a TRL, quando siamo andati in tantissimi posti, insomma. Vogliamo far vedere quello che c'è dietro. Eh sì, perché proprio a volte, sai, diciamo, i cantanti e soprattutto le band sono così un po' irraggiungibili dai fan. Invece questa vostra iniziativa penso sia unica nel panorama nazionale, perché non ho mai visto una cosa del genere. Comunque avvicinare in questo modo i fan proprio alle persone
a voi anche, perché mi hai detto prima che proprio in MySpace rispondete addirittura personalmente voi quando avete tempo, quindi chiaramente c'è un'interazione completa a tutto tondo. Senti, però non mi scappi senza prima averti fatto delle domande su quello che era la scuola, perché voi beh, siete giovanissimi, tutti avete un'età media intorno a 18 anni, forse te sei un po' più grande degli altri, giusto? No? Te ormai già hai dato. Io ho già dato, Già hai dato. io ho fatto ragioneria. Ragioneria. E gli altri invece? Adesso sto terminando l'istituto tecnico. Studio tecnico. Giulio sta facendo la ragioneria. Luca sta facendo il liceo scientifico, E Robby alla chitarra se non sbaglio. E pure? Roberto, lui anche lui ha già Ha dato. Lui dato. è stato aeronautica. Ah, caspita. Vabbè, insomma, però vi ricorderete senz'altro quello che erano i professori, il vostro rapporto di compagni, com'è stato? Tu parla magari a nome tuo, perché magari gli altri non sai, però te come ti ricordi la scuola? Insomma, prima di Guarda, tutto penso che sei contento di essere uscito. sono contentissimo di essere uscito perché comunque lo tipico da tutto che posso fare nella vita è importante avere qualcosa in mano, un diploma, quindi sono contento di averlo raggiunto. Sì, infatti poi potresti anche dire, insomma, cosa è servita a te la scuola nel tuo lavoro, perché diciamoci la verità, questa è nata come una passione, chiaramente poi siete stati tra i pochi fortunati, chiaramente quelli bravi comunque che si dedicano alla loro passione e poi riescono ad arrivare dove siete arrivati voi. E chiaramente però quello che è stato la scuola, qualcosa ti resta, insomma, no? A te cosa ti ha dato la scuola, proprio diciamo, di utile nel tuo lavoro, in quello che stai facendo, nella tua passione più che altro, diciamo così. Guarda, la scuola mi ha dato molto perché mi ha permesso di crescere come persona, di riuscire a cavarmela da sole qualsiasi cosa io faccia. E questa è una cosa che porterò più avanti. Ma il passaggio un po' dall'essere un po' una persona così, un comune mortale, a quello di essere una celebrità, no? Adesso immagino che per strada vi fermeranno tutte, soprattutto le ragazze, no? È stato un po' traumatico il passaggio oppure ci si abitua un po' alla volta? Ci sono alcune volte che rimani sempre sorpreso di quello che certe ragazze ad esempio fanno, perché ti dico, è successo che ci hanno fatto firmare, autografare degli iPod o addirittura un cellulare. Che giusto nella vostra posizione, cioè, si può rendere conto, insomma, l'affetto dei fan fino a che punto arriva proprio per giusto, ti trovi un po' i fan ovunque così. Ma senti, ti volevo chiedere una cosa. Voi, insomma, noi siamo un sito, sai, scuola.net, appunti a tutto spiano, diamo la mano ai ragazzi sul forum, tutoraggio, così. Dì la verità, te ci conoscevi? Io vi conoscevo e mi avete aiutato più di una volta. Beh, immaginavo. Mi avete salvato la pelle in molte occasioni. Ah, siamo contenti di essere stato utile anche all'host, insomma, quello che ci piace fare, insomma, aiutare gli studenti, quindi a prepararli per affrontare, insomma. Dovreste aiutare anche Giulio, Luca. Che stanno finendo, quindi va bene, infatti lo faremo senz'altro, insomma, quando volete di passare nel forum e senz'altro vi daremo una mano, i nostri tutor. E cose, progetti futuri, anteprima che ci puoi dare così. Guarda, l'anteprima che ti posso dire è il terzo singolo che stiamo decidendo proprio in questi giorni. Stiamo Sì? decidendo la location, la storia del nuovo video e ci teniamo a dire che anche questa cosa del video lo decidiamo noi, cioè la storia è decisa da noi. Ma dai. E adesso vediamo come andrà. La canzone, il titolo sarà Standby. È la prima traccia, mi pare, dell'album, giusto? Che ce l'ho, sì, ce l'ho. Quella lì. E sarà un po' la canzone che ci porterà, che sarà da promuovere durante l'estate. Senti, Walter, io ti saluto, veramente ti faccio un grandissimo in bocca al lupo, ti ringrazio per la tua disponibilità qua a scuola.net e dai, bocca al lupo per tutto e alla prossima allora. Alla prossima, e volevo dire a tutti quanti quelli di scuola.net di studiare. Sì, messaggio forte e chiaro, ricevuto. Ok, allora salutiamo Walter. Ciao Walter. Grazie mille a tutti, ciao ciao. Ciao.